Qua è dimostrata matematicamente la formula della dilatazione termica superficiale e quella della dilatazione termica di volume, che sono identiche a quella lineare, la formula di dilatazione termica lineare, con l'unica sostituzione da fare che al posto di lambda, coefficiente di dilatazione termica lineare, va messo 2 lambda nel caso della superficie, oppure va sostituito con 3 lambda nel caso di un volume. In altre parole, in questo video dimostriamo questa formula qua di dilatazione dei volumi e questa di dilatazione delle superfici a partire dalla formula della dilatazione termica lineare. Prendiamo per esempio un disco di metallo, per esempio, di raggio R0. Lo scaldiamo e il raggio si dilata linearmente e passa il valore R, che è uguale al raggio precedente iniziale più delta R, che sarebbe la dilatazione termica. Quindi il nuovo raggio è R0 più delta R. E sappiamo che l'incremento del raggio, cioè l'allungamento, è dato da R0 lambda delta T. Ora calcoliamo la superficie di questo disco. All'inizio la superficie vale S0, che è 4π greco R0 alla seconda, la formula dell'area del cerchio. Poi viene riscaldato di delta t come prima e la superficie si porta al valore s uguale 4π greco r al quadrato. L'aumento di superficie lo calcoliamo come differenza tra la superficie finale meno quella iniziale, s meno s0. Mettiamo in evidenza 4π greco, abbiamo la differenza tra i quadrati dei raggi, r quadrato meno r0 quadrato. Al posto di r, che è il raggio finale allungato, mettiamo r0 più delta r. Sviluppiamo il quadrato, quindi dobbiamo fare il quadrato del binomio, questi sono i tre termini del quadrato del binomio e ricopiamo meno R0 quadrato, che si semplifica con R0 quadrato che viene fuori dal binomio, dal quadrato del binomio. Inoltre possiamo trascurare delta R al quadrato perché essendo questi allungamenti sempre molto ridotti, quando li eleviamo al quadrato diventano ancora più piccoli, quindi un numero già molto piccolo al quadrato diventa trascurabile rispetto a delta R stesso. Più precisamente, delta R al quadrato è trascurabile rispetto al prodotto R0 delta R. Quindi i termini che sono sopravvissuti li rimettiamo insieme, 4π greco per 2R0 e al posto di delta R scriviamo R0 lambda delta T. Quindi otteniamo 4π greco R0 alla seconda. Poi mettiamo insieme questo 2 con questo lambda, 2 lambda, e poi riscriviamo delta t. Ma 4π greco R0 alla seconda è la superficie iniziale, S0. E quindi abbiamo la formula finale, S0 per 2 lambda per delta t. Quindi abbiamo dimostrato la formula del riscaldamento, cioè della dilatazione termica superficiale. Vediamo che il coefficiente lambda va moltiplicato per 2. Ora facciamo la stessa cosa immaginando che questo non sia un disco ma sia una sfera, per esempio d'acciaio, una sfera piena, che passa dal volume V0, 4 terzi π greco R0 al cubo, qui è sbagliato naturalmente al cubo, passa al valore V uguale 4 terzi π greco R cubo, naturalmente in conseguenza del riscaldamento, anche questo è sbagliato perché ovviamente è delta T. Calcoliamo l'aumento di volume facendo V finale meno V0 iniziale. Questo valore meno questo, mettiamo in evidenza 4 terzi π greco e viene la differenza fra i due cubi, R cubo meno R0 cubo. Al posto di questa R qua scriviamo R0 più delta R, quindi dobbiamo fare il cubo di R0 più delta R meno il cubo di R0. Sviluppiamo quindi il cubo del binomio e abbiamo questi quattro termini qua. Il primo termine si semplifica con meno R0 al cubo e poi possiamo trascurare i due termini che hanno delta R al quadrato e al cubo perché per lo stesso motivo di prima sono trascurabili essendo delta R quantità molto piccole, quando le eleviamo al quadrato e al cubo diventano ancora più piccole e questi termini sono trascurabili rispetto a questo. Quindi è rimasto 4π greco per 3R0 quadrato. E al posto di delta R scriviamo R0 lambda delta T. Ora 4 terzi π greco R0 al cubo, mettiamo insieme R0 al cubo, mettiamo insieme 3 lambda e ricopiamo delta T. Ma 4 terzi π greco R0 al cubo è il volume iniziale. Volume iniziale per
3 lambda per delta T. Quindi abbiamo dimostrato la dilatazione termica volumica, cioè l'aumento di volume è uguale all'aumento del raggio con la differenza che lambda va triplicato.